Beppe Grillo a Roma riunisce i parlamentari 5 Stelle e contro la riforma del Senato lancia la guerriglia democratica. Rimane invece aperto il tavolo sulla legge elettorale. Intanto salta l'incontro previsto per domani tra Renzi e Berlusconi. Claudia Mazzola, poi Maria Soave. Riunione congiunta di deputati e senatori, a convocarla Grillo stesso, che smentisce i pronostici della vigilia. Non chiude alla trattativa col PD sull'Italicum, mentre alza le barricate contro il testo di riforma del Senato, con tanto di volantino per fermare Renzi. Una sorta di calamita, Grillo lo sa bene, per ricompattare il movimento, ancora spiazzato, sostengono i critici, dopo la vittoria del Premier. Vogliamo il dimezzamento dei parlamentari, vogliamo togliere, perlomeno togliere i pregiudicati. Se il PD apre su questo... Il dialogo col PD è sulla legge elettorale. Noi ci siamo seduti a un tavolo, siamo andati avanti. Se questa gente comincia a prenderci in giro, perché ci stanno prendendo in giro, noi vogliamo, molto, allora i senatori, la riforma del Senato, la vogliamo elettiva o no? Sì o no? Se non è elettiva noi faremo una guerriglia democratica, siamo in guerra, l'abbiamo detto, siamo in guerra. Quasi 3 ore di riunione a Montecitorio, avanti col doppio binario, Grillo parla alla pancia del movimento, mette in piazza i suoi parlamentari, mentre i deputati e i senatori nel palazzo giocano di fioretto, Di Maio in testa. C'è qualcuno che può obiettare su qualcosa su Di Maio? Di Maio è l'emblema della politica perfetta, onesta, per bene. Deluso chi sperava che il leader sconfessasse Di Maio, eppure che si aspettava una sorta di agorà su tutti i nodi del movimento, a partire dalla questione del metodo.